Il popolo dei passeggini arriva anche a Teramo dopo la manifestazione di sabato scorso a Roma. Ieri pomeriggio, davanti alla sede del municipio in piazza Orsini, i genitori dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria del comune hanno occupato la piazza con dei passeggini vuoti. Una protesta contro il rincaro dei buoni pasto e delle tariffe del servizio di trasporto scolastico, un sit-in coordinato fin dai primi giorni attraverso un gruppo Facebook che al momento conta 140 aderenti, organizzato in concomitanza del Question Time in Consiglio Comunale. 3,60 € come fascia di partenza è alta per le famiglie meno abbienti, è altissima, e comunque ci sono famiglie monoreddito che 3,60 € sono 500 € alla fine dell'anno, fatti i conti. Tra l'aumento della mensa c'è anche l'aumento del costo dei pulmini. Io per esempio quest'anno non ho potuto iscrivere mia figlia al pulmino. Una delegazione di mamme ha varcato le porte del municipio e letto un testo in cui si chiedeva sostanzialmente all'amministrazione di fare un passo indietro sull'aumento dei buoni pasto e l'istituzione di un tavolo tecnico per una risoluzione pacifica della questione. In questo contesto l'aumento dei costi per il trasporto e la mensa scolastica aggraverà ulteriormente tali situazioni, rendendo le famiglie più fragili e vulnerabili. Noi abbiamo richiesto, oltre al ribassamento della quota della mensa e soprattutto anche dei pulmini, abbiamo chiesto che sia fatta chiarezza sulla sicurezza, sul trasporto dei bambini e soprattutto cerchiamo di avere delle risposte. Stiamo valutando adesso su cosa possiamo prima e poi cosa vogliamo dopo. Sì, al tavolo tecnico, Sindaco Brucchi, questa è la risposta alle mamme, ma effettivamente in base alle richieste che oggi ha ascoltato, cosa si può fare? Ma guardi, qualche richiesta l'abbiamo già di fatto accettata, quella delle fasce di reddito di fatto l'abbiamo già accettata. Qualche altra richiesta è già nel regolamento che abbiamo noi già da tempo, su qualche altra dovremo vedere, insomma effettivamente chiedono alcune cose sulle quali dovremo fare anche dei conti di bilancio, però voglio dire, una cosa è certa, c'è la disponibilità da parte mia di incontrarci già la prossima settimana, vedremo quello che possiamo fare, magari qualcosa che possiamo fare subito, qualcosa che possiamo fare già da gennaio con il nuovo bilancio, perché magari ci saranno anche nuove risorse. È cambiato qualcosa rispetto alla prima protesta? Perché durante la prima protesta la risposta che loro hanno avuto da parte dell'amministrazione comunale è no, non si possono abbassare i costi. No, ci sarà intanto un'altra fascia di reddito. Quasi probabilmente 17.600, che corrisponde più o meno a 42.000-43.000 €, che vedranno un aumento notevolmente ridotto, soltanto 30 centesimi, mentre poi il resto sopra questa fascia di reddito. Ora loro chiedono più fasce di reddito, valuteremo anche la proposta che fanno le mamme, valuteremo anche questa proposta, magari di mettere qualche fascia in più. Per adesso una fascia è garantita. Ora aspettiamo questo tavolo tecnico, comunque la nostra protesta andrà avanti, perché non è il tavolo tecnico comunque la risoluzione. La risoluzione è avere più fasce di reddito ISE e quindi una diminuzione delle tassazioni sul pulmino e sulle mense.